Ok, buonasera, benvenuti in NED. Stasera siamo qui per parlare, per tornare a parlare di legalità. Abbiamo cominciato a parlarne con l'onorevole Roberti il 20 luglio dell'anno scorso insieme a NED, quando il Recovery Plan o Next Generation, come volete chiamarlo, non era che un'idea portata avanti dai paesi del sud Europa. Se ricorderete, c'era uno scontro in Parlamento tra i cosiddetti paesi frugali e i paesi del sud Europa e quindi si stava un po' battagliando. Oggi Next Generation è una realtà, tutti i paesi stanno per presentare il loro progetto e l'Italia godrà di un flusso di denaro mai visto. Infatti viene spesso paragonato al piano Marshall. Questo genera molti appetiti, non sempre legali, e se non riusciamo a farli arrivare nelle mani giuste, non serviranno allo sviluppo e alla ripresa dell'economia e dell'Europa per il quale è stato fatto. Noi stasera siamo a parlare di legalità insieme a tre persone importantissime per l'Italia, ma conosciute in tutta Europa. Faccio solo una premessa: siamo collegati praticamente con buona parte del mondo. Salutiamo il Nicaragua, salutiamo la Francia, la Spagna, la Germania, l'Inghilterra, ci sono gli expat italiani che ci stanno seguendo oltre a tutta l'Italia. Segno che questo argomento è molto molto interessante e attira l'attenzione. Con noi stasera sarebbe dovuto esserci l'autore del libro Mafie e Pandemia, dal quale prendiamo lo spunto e abbiamo dato il titolo a questa call, l'onorevole Franco Roberti, ex magistrato antimafia e antiterrorismo. Purtroppo ha avuto un brutto imprevisto familiare e si scusa con tutti, ma non potrà esserci, ma ci saranno quelli che sono stati i suoi amici e i suoi collaboratori e che difendono la legalità tutti i giorni. Io ve li presento, anche se non ce n'è bisogno, il procuratore Giancarlo Caselli, ex magistrato antiterrorismo, antimafia, oggi presidente dell'Osservatorio sulle agromafie della Coldiretti, grazie e benvenuto, grazie di cuore. Il dottor Vallone Maurizio, capo della DIA, grazie dottor Vallone di essere con noi, e poi il procuratore di Catanzaro, forse più esposto in questo momento, ed è il dottor Nicola Gratteri. Buonasera, grazie, benvenuti. Per questioni di tempo e di impegni dei nostri relatori, come potrete capire, io comincerei a far parlare il dottor Gratteri. Buonasera, dottor Gratteri, benvenuto. Ha il microfono spento. Sì, grazie. Chiedo scusa a Caselli, chiedo scusa a Vallone se mi permetto di parlare per primo, ma ho chiesto perché purtroppo, siccome non ho una segretaria che mi cura l'agenda, mi capita spesso di prendere due appuntamenti più o meno allo stesso orario. E io dico sempre sì perché mi dispiace, dire no, deludere chi mi sta di fronte, o chi mi chiede, o chi mi telefona, però poi combino pasticci. E allora potrò essere con voi solo per mezz'ora. E quindi ditemi se volete che dico qualcosa oppure mi volete fare delle domande. Io vorrei cominciare dalla conclusione dell'introduzione al libro che fa l'onorevole Roberti. Sì. L'onorevole Roberti dice: se mi chiedessero la mafia può essere sconfitta, risponderei di sì se lo Stato lo vuole. E dice: ma occorre il coraggio della verità, che è poi la più alta manifestazione di trasparenza. Sì, questa è una domanda che spesso ci fanno quasi a conclusione dei convegni, di ogni intervento, di ogni riunione, di ogni incontro. Guardi, io le dico questo, è ovvio, qui ci sono grandi pensatori come Giancarlo Caselli, anche come il questore Vallone che conosco ormai da anni, pure lui, che hanno lavorato sul campo e conoscono bene le dinamiche. E l'elettrocardiogramma che nel corso del Novecento e degli anni 2000 è stata la lotta alla mafia. Cioè, immaginate un elettrocardiogramma. Allora, cosa vi devo dire? Vi devo dire che le mafie esistono perché hanno il consenso sociale. E le mafie esistono perché la politica non riesce a fare a meno delle mafie. Le mafie esistono perché ci si nutre di mafia perché
In ognuno di noi c'è un piccolo mafiosetto. E le mafie sono una cosa diversa, perché se le mafie non avessero il consenso popolare, o se non ci fosse questa sinergia tra mafia e politica, tra mafia e candidati alla politica, noi avremmo il gangsterismo, la criminalità organizzata, la criminalità comune, ma non le mafie. E quindi io ho difficoltà, cioè, malgrado gli sforzi che stiamo facendo, io le posso dire che in Calabria c'è un nuovo rinascimento, sono migliaia di persone che credono in noi, stiamo facendo cose importanti con l'aiuto della DIA, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, con un'ondata di entusiasmo di magistrati giovani e nuovi, stiamo creando un risveglio delle coscienze, oltre che anche sui piani giudiziari. Questo ci sta portando ovviamente molte critiche, molte calunnie, molte diffamazioni, costanti, sistematico, ogni mattina. Ci sono giornali che ogni mattina non passa giorno che non devono scrivere scrivendo cose false, che non devono scrivere qualcosa su di me, perché hanno capito che in Calabria sono la testa d'ariete e che se abbattono me si ferma questa rivoluzione, si ferma questo risorgimento. E quindi nel mio intimo io dico sempre, quando devo caricare i giovani ragazzi, dico noi abbatteremo le mafie, noi stiamo andando bene, stiamo crescendo, stiamo conquistando pezzi di territorio. Però è ovvio che nel rispetto della Costituzione, se ci fosse un nel rispetto della Costituzione, dico, senza umiliare nessuno, perché io sono contrario a uno schiaffo in carcere, uno schiaffo in caserma, perché farei il gioco del mafioso se io non rispettassi per primo le regole. Quindi io penso che nel rispetto della Costituzione, se ci fosse un sistema giudiziario diverso, proporzionato alla realtà criminale, quindi non un approccio morale o etico, quello viene dopo, ma un discorso di convenienza, cioè fare tali e tante di quelle modifiche fino a quando diventi non conveniente delinquere. Allora noi potremmo abbattere le mafie anche del 90%. Procuratore, una domanda, ma lei dice la mafia è connaturata all'uomo in qualche maniera? Io spero che lei abbia profondamente torto, però, per esempio, leggendo sia alcuni dei suoi articoli scientifici, parlando anche con l'onorevole Roberti, leggendo alcuni libri del procuratore Caselli, la relazione semestrale della DIA, l'ultima pubblicata, insomma, viene fuori che alla fine questa connivenza con la politica si protrae da sempre più o meno, che però la politica praticamente diventa schiava della criminalità. Quindi io mi sono chiesta, ma che senso ha? Non acquisti più potere se diventi schiavo di qualcuno che ti manovra? È solo per i soldi? Cioè, la No. spinta a entrare in collusione, secondo lei, per quella che è la sua esperienza sul campo, qual è fondamentalmente? Guardi, noi con il professor Nicaso abbiamo fatto tante ricerche Sì, ho sull'andrangheta, visto. sulle leggi dell'andrangheta. Noi siamo partiti da prima dell'Unità d'Italia, durante il regime borbonico. Abbiamo fatto degli studi e delle analisi sul carcere di Favignana, dove c'erano detenuti politici con detenuti comuni, criminali, campani, calabresi, siciliani. Ma noi abbiamo visto che nel corso di un secolo e mezzo c'è stato sempre questo abbraccio tra la politica e le mafie. Cioè, quando ancora non esisteva il termine 'ndrangheta, stiamo parlando del 1869, 1869, noi vediamo come c'era un'elezione comunale a Reggio Calabria. L'aristocrazia, la borghesia, i latifondisti che appoggiavano la lista hanno assoldato dei picciotti, hanno pagato dei picciotti perché picchiassero, perché spaventassero, terrorizzassero non solo i candidati della lista B, ma anche picchiassero
picchiassero gli elettori. Allora votava solo il 2% della popolazione, sono gli uomini. E quindi era facile individuare chi andava a votare e chi votava per chi votava. E allora in quel caso sono stati tanti imbrogli che il prefetto dell'epoca è stato costretto a sciogliere, ad annullare le elezioni. Allora in quel caso noi abbiamo visto che Picciotti, come Francesco De Stefano, che era un ladro di polli, che aveva delle condanne per spendita di monete false, truffa, rissa, eccetera, quindi un ladro di polli. Che viene contattato dall'aristocrazia, dalla borghesia, dalla classe dirigente di Reggio Calabria e dandogli quindi in questo modo legittimazione. E a quel punto il Francesco De Stefano del 1869 non è altro che l'avo degli attuali De Stefano che comandano mezza provincia di Reggio Calabria e un quarto di Milano. Quindi vede questo rapporto. Quando noi andiamo a parlare del terremoto del 1908 a Reggio Calabria, dove lo Stato centrale fa una legge sbagliata, favorendo in questo modo le mafie. Cioè, consisteva nel dire che chiunque avesse avuto una casa distrutta, lo Stato gli pagava il 70% a fondo perduto, l'altro 30% lo dovevano mettere i proprietari della casa. Ma se il proprietario della casa aveva avuto solo era riuscito a scampare 100.000 morti, era riuscito a sopravvivere, aveva solo gli indumenti di dosso addosso, sporchi, strappati, questo 70% dove lo prendeva? Ci ha pensato la picciotteria, ci ha pensato la mano nera di New York, che sono venuti in Italia, si sono insediati a Palmi e poi a Reggio Calabria, a Palmi perché la prima 'ndrangheta nasce a Palmi. E lì creano delle banche, tra virgolette, creano delle banche dove prestavano soldi a usura. Quindi vede, una legge sbagliata dello Stato porta ad a un processo di accelerazione di arricchimento delle mafie. Quindi straccioni, illustri sconosciuti diventano ricchi con i soldi dello Stato. Quando noi andiamo a parlare, a studiare il terremoto in Irpinia, andiamo a studiare il terremoto in Umbria, il terremoto in Emilia-Romagna, vediamo sempre che 'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra non fanno altro che con loro aziende, con loro know-how, entrano lì e offrono manodopera a basso costo, gente non pagata, sfruttata, smaltimento di rifiuti non in modo illegittimo, è ovvio che riescono a fagocitare tutte le altre imprese che vivono nella legalità. Quindi perché oggi vediamo sempre più statisticamente nelle nostre indagini la presenza di colletti bianchi, la presenza del mondo delle professioni, di avvocati, commercialisti? Perché? Intanto nel mondo occidentale, in particolare in Italia, c'è un forte abbassamento della morale e dell'etica. Non si conta in base a ciò che si ha e non base a ciò che si è. Quindi non contano più la cultura, i valori, la cultura non è più un valore, ma è importante il sub da 80.000 euro fuori il bar, è importante essere vestiti, firmati e luccicanti come Carretti siciliani. Ma la cosa importante qual è? Il dato è il fatto che la politica è debole. Perché è debole? Un candidato politico sta sul territorio 3-4 mesi prima delle elezioni. Una volta eletto rompe la scheda, cambia il numero per non essere disturbato. Il capomafia sta sul territorio 24 ore e per 365 giorni l'anno e risponde ai bisogni da aiuti distorti, drogati, falsati, parziali, clientelari, tutto quello che vogliamo, ma dà risposte. Se la politica, se la pubblica amministrazione farraginosa sta mesi a discutere, e noi lo vediamo la sera nelle trasmissioni di intrattenimento, mentre quelli discutono, mentre stanno ad accapigliarsi facendo l'esegesi di un aggettivo, di un sostantivo, no? Tu hai detto questo, hai detto quell'altro, quelli stanno portando buste della spesa, stanno regalando 100-200 euro a chi da generazioni lavora in nero, a chi da generazioni è stato pagato 30 euro, 40 euro, massimo 50 euro. E quindi maggiore il ritardo nelle risposte da parte dello Stato ai bisogni della gente,
più le mafie occupano il territorio, più le mafie hanno consenso. Procuratore, le volevo chiedere, a proposito di questo, scusi se la interrompo, Assolutamente. la riporto qui. Proprio con la pandemia, io le dico, NED è una squadra, quindi questa è una domanda che le pone Elena Frate, che è una delle ragazze che lavora con me, impone una sburocratizzazione, sta imponendo, no? Una velocizzazione per il credito, per gli appalti, per... Questo che lei sta dicendo è un'altra legge sbagliata dello Stato? Favorirà ancora di più l'intromissione più facile della malavita o ci può veramente aiutare se fatta magari in un determinato modo? Le faccio un esempio così mi spiego meglio. Si è delegato i comuni, si sono delegati i sindaci a fare l'elenco delle famiglie bisognose, di chi ha bisogno di avere questi contributi. Allora io mi sono permesso di dire ai sindaci calabresi, questi elenchi mandateli al prefetto, il prefetto li distribuisce a Polizia, Carabinieri e Finanza e in 2 o 3 giorni questi sono in grado di stabilire se chi è nell'elenco è veramente un nullatenente o un evasore totale o Di addirittura fare un una mafioso. scrematura, Fa le una dice scrematura. una pre-scrematura. Esatto, Ok. sono stato attaccato da molti sindaci dicendo che io voglio interferire nella vita democratica, nella vita politica, sociale di un'amministrazione. Io mi guarderei bene, ma se io fossi un amministratore, io sarei felice ad avere il contributo, ad avere l'aiuto, ad avere vicino le forze dell'ordine. Immagini se io fossi sindaco, avere la possibilità di interloquire e interagire con 2 o 3 finanzieri che sono in grado, attraverso la loro banca dati, che sono in grado, il maresciallo del paese dei carabinieri è in grado subito di dirmi: ma come, è uno che vende cocaina, ma quello è uno che non ha mai pagato le tasse, quello è uno che vive in... Allora, in questo modo, io avrei grande aiuto. Io ho sentito persone in televisione che si definiscono intellettuali che dicono: intanto diamo i soldi a pioggia a tutti, poi ci saranno le indagini. Ma come? Non abbiamo gli occhi per piangere, abbiamo tante di quelle cose da fare. Se io ti dico che posso preventivamente accertare chi ha bisogno dei soldi e chi no, perché devo farlo dopo? Perché che ci vuole ad accertare in un comune di 5.000 abitanti, 10.000 abitanti, attraverso Polizia, Carabinieri e Finanza, chi ha bisogno meno di questi soldi, chi ha bisogno di questi contributi? Quindi lei dice prevenire piuttosto che andare a Certo. rincorrere dopo, Perché si ovviamente. tratta di pochissimi giorni a fare questo tipo di accertamenti. E poi io, ad esempio, mi è capitato di parlare già nel mese di febbraio, marzo dello scorso anno, quando abbiamo visto i primi focolai in Lombardia, in Veneto, e col professor Nicasio abbiamo incominciato a ragionare, a pensare, a fare delle analisi. E io ho detto al presidente dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana, guardate, è un momento, questo si arriverà alla paralisi dell'Italia, quello che poi è accaduto. Gli ho detto: perché oggi non cercate di essere meno banche? Perché se voi non abbassate un po' di più il livello di rischio vostro, se implode la piccola e media impresa, poi alla fine imploderete pure voi. A chi li presterete i soldi? I capimafia, i mafiosi, gli 'ndranghetisti, i riciclatori, quelli che hanno bidoni di euro sottoterra, quelli che hanno stanze intere, pareti intere piene di euro, non hanno bisogno di voi. È la piccola e media impresa. Voi avete visto come ancora questi albergatori, ristoratori sono in crisi, sono vessati, sono alla canna del gas. Io ogni volta a settimana mediamente sono a Roma, ma è veramente triste girare per Roma e vedere tutto chiuso. E quindi voi immaginate questa gente quanto potrà resistere ancora alle lusinghe di un 'ndranghetista che sale a Roma con due, o anche i cinesi. Con due valigie di euro vanno lì e si comprano tutto. Dottor Gratteri, ovviamente io gliel'avevo anticipato, ci sono migliaia di domande. Una gliela faccio, gliela riporto, di Teresa Nannarone. Teresa Nannarone ha anche collaborato, e io la ringrazio per l'aiuto a questa call e al libro di Franco Roberti,
Lei è un'avvocatessa antimafia abruzzese e in Abruzzo molti politici sono negazionisti. È una regione che infatti ancora non adotta alcun protocollo contro le infiltrazioni mafiose. Che Sì. facciamo? Questo è un dramma, questo dipende soprattutto dall'ignoranza, ma anche dalla paura di perdere consenso, perché bisogna capire spesso qual è il loro bacino elettorale, quale, da dove vanno a pescare i voti. Anche questo può essere un segnale. Io sento, ad esempio, sulla Riviera Adriatica, io sento in Emilia-Romagna, sento nelle zone balneari, quanti passaggi notarili si stanno facendo in questi mesi. Allora, più campane di allarme di queste, che cosa vogliamo? Stanno comprando l'Italia, stanno comprando l'Italia, stanno comprando l'Europa. L'Europa sta diventando un grande supermercato dove tutto ciò che è in vendita lo comprano questi, perché sono gli unici ad avere soldi. Ad avere liquidità. In Sì. effetti, no, abbiamo imparato leggendo, ascoltandovi, che le mafie hanno bisogno di pulire i soldi. E riporto una domanda di un altro nostro amico, Andrea Cosentino. I soldi hanno bisogno di pulire i soldi anche con i fondi di investimento. Per esempio, a Londra, con il cosiddetto follow the money. Sì. Quando si farà una grande battaglia anche fiscale a questi fondi, a queste banche d'affari che tutti conoscono? Guardi, Come si può fare, per esempio, noi come società civile, come facciamo ad aiutarvi a virare su questo, in questo senso? lei tocca un tasto dolente, terribile. Purtroppo noi siamo in Europa, vabbè, l'Inghilterra non è più in Europa. Ma noi siamo in Europa perché abbiamo la moneta unica, hanno tolto le barriere. Devo farvi una premessa, se no posso essere equivocato. È ovvio che io sono per l'unità d'Europa, è ovvio che io sono per uno Stato federale, ci mancherebbe altro. Detto questo, punto e capo, io le posso dire che purtroppo l'Europa, l'aver tolto le barriere che ci servivano, l'aver instaurato una moneta unica che ci serve, ha favorito soprattutto le mafie prima che noi. Perché oltre a fare questo, bisognava, oltre a fare, a togliere le barriere e a fare una moneta unica, l'euro, era necessario creare un sistema normativo proporzionato a quella che era la realtà, cioè un sistema nuovo, un nuovo modo di vivere, bisognava attrezzarsi. Purtroppo bisognava partire dal sistema giudiziario italiano, bisognava partire dalla legislazione antimafia, perché la legislazione antimafia italiana è la più evoluta al mondo. Noi diciamo che è farraginosa, che non ci basta, che vogliamo di più, però intanto ad oggi, a bocce ferme, la legislazione italiana è la più evoluta al mondo. Detto, e lei, man mano che sale l'Europa, Centro Europa, Nord Europa, trova il nulla sul piano normativo contro le mafie. Questa è un'altra domanda che poi le Eh, faccio. io, Lei io lo ogni sa che è costretto a tornare, sì, perché io ho un milione di eh, domande da vediamo, farle. vediamo. Io ogni tanto vengo chiamato a parlare in Europa, in questi consessi internazionali, ed io provocatoriamente gli dico: ma voi siete dei masochisti? Perché mi chiamate sempre? Io vi ingiurio e voi mi continuate a chiamare. Perché dico questo? Perché non è possibile continuare a parlare di lotta alla mafia in Europa, continuare a parlare di procura europea, continuare a parlare di norme antiriciclaggio nel momento in cui io posso partire dall'Italia con due valigie di euro, due valigie, entro in una concessionaria Audi. Vado e compro un Audi A8, gli do 80.000 euro e me ne esco con la macchina. Nessuno mi chiederà questi 80.000 euro da dove sono. E allora, se non nel 2021 ancora possiamo fare questo tipo di operazioni, mi spiega dov'è la lotta alla mafia in Europa? Mi spiega di cosa stiamo parlando. Se io posso andare in Austria e fare le più grandi sofisticazioni bancarie, dove è facilissimo far perdere le tracce dei miei soldi. Di che cosa stiamo parlando? Se io vado alla City di Londra, noi quando parliamo di paradisi fiscali, pensiamo Seychelles, Le Cayman, ma Cayman, esatto. che cosa? Pensiamo a Monte Carlo, pensiamo a San Marino, ma a San Marino stanno morendo di fame, perché non c'è più quel flusso, quel vortice
Tichio che c'era anni fa. Se lei va alla City di Londra, va nel centro. Noi abbiamo fatto uno studio col professor Nicola, siamo stati anche lì, alla City di Londra, il più grande centro di riciclaggio. Se lei vuole una società, chiave in mano, che si chiama I Tre Porcellini, che si chiama, non è una battuta, Biancaneve e i Sette Nani, e vi danno due stanze con una segretaria, i box, la rete internet, il conto bancario. Lei lì può fare quello che vuole. Si è domandato perché nella City di Londra non ci sono più inglesi. Non ci sono più inglesi, non ci sono più londinesi. Perché non, costa talmente tanto o due stanze, una stanza nella City di Londra, Sì, vivere lì, che certo, sì. E è in mano ai riciclatori e in mano agli arabi, agli arabi, la sì. City di Londra. Gli inglesi stanno in periferia, non hanno i soldi per poter pagare l'affitto di una casa a Londra. E allora, se noi viviamo in un mondo drogato, se noi viviamo in un mercato drogato, ancora si permettono di prenderci in giro e di chiamarci per andare a Bruxelles, per andare a una commissione a parlare di lotta alla mafia. Ma di cosa stiamo parlando? Ma Questo è un se problema. io, scusi, ma se, No, una prego. cosa, ma se io per fare un'indagine di droga, se un trafficante di cocaina nella stessa giornata si muove tra Germania, Belgio e Olanda, come lei si muove nella sua città natale, e mentre io mi devo rapportare con tre sistemi giudiziari diversi, ma di cosa vogliamo parlare? Ma di quale lotta alla mafia vogliamo parlare? Noi per amor proprio ce la mettiamo tutta, lavoriamo, ci impegniamo con i sistemi che abbiamo, però dobbiamo anche, però noi continuiamo a dire, a protestare e a denunciare. No, io le volevo dire che, per esempio, l'istituzione della Commissione Anticorruzione a livello del Parlamento europeo è stata la prima cosa che Roberti ha cercato di fare. E tutt'oggi, e noi lo aiutiamo in questo quando possiamo, scrivendo alla Commissione, al Parlamento, non ci è ancora riuscito. La domanda è questa. La percezione non è la stessa. Oltre agli ordinamenti che non sono gli stessi, la percezione culturale dell'infiltrazione Esatto, mafiosa è ancora considerata una cosa italiana e perfetto. segnatamente del Sud. Sì. L'abbiamo visto anche quando la von der Leyen è venuta agli Stati Generali dell'Economia dicendo avrete tanti soldi, occhio alle vostre criminalità. Io ho letto uno dei giornali di Berlino 2 settimane fa e c'è stata un'operazione antimafia araba in Germania. Abbiamo letto tutti la relazione della DIA, dove si vede benissimo che c'è una criminalità perfettamente organizzata a livello mondiale. Allora io le chiedo, a parte quello che lei diceva, ma non ci sono progressi, non c'è nessun progresso, per esempio, e questa è una domanda che le fa Raffaella Rinaldis, il 416 bis è un altro tasto dolente a livello europeo. Non riusciamo a fare passi avanti, non c'è un modo per poter cominciare a far capire perché l'Europol pubblica ogni Allora, mese lo stato dell'arte mondiale. La pandemia ha messo in evidenza che non c'è confine. un minuto solo. Allora, sì, questa è l'ultima domanda alla quale posso rispondere perché devo Bene, scappare. va bene. Allora, guardi, perché non c'è la percezione dell'esistenza delle mafie in Europa? Perché le mafie in Europa fanno due cose: vendono cocaina e con quei soldi comprano tutto ciò che è in vendita. Quindi, se io sono un 'ndranghetista che ho venduto quintali di cocaina in Germania, poi compro un albergo a Francoforte, starò attento a che in quella via non succeda nulla, che non si rubi nemmeno una bicicletta. Quindi, l'opinione pubblica tedesca cosa dice? Ma qual è il problema? Qui non ci sono mafie. E vedete, non c'è nemmeno non c'è uno sparo a una serranda, non c'è una macchina bruciata, perché dobbiamo preoccuparci? Qui si sta tranquilli, qui si vive bene. Quindi, se l'opinione pubblica non si indigna, si figuri se si indigna la politica. La politica non può ammettere che in Germania ci sono decine di locali di 'ndrangheta. Perché dovrebbe dire, uno, perché da 25 anni lo nega. Due, dire che c'è le mafie in Germania vuol dire scoraggiare gli investitori. E quindi chi va? Allora hanno avuto la lezione di Duisburg. Nemmeno dopo Duisburg hanno avuto il coraggio
di creare l'omologo dell'associazione delinquere. Se io le dico che sul piano giudiziario noi dimostriamo che ci sono decine di locali di 'ndrangheta, locale è la struttura base della 'ndrangheta, Sì. ma se io non ho l'omologo del reato di associazione delinquere mafioso, ma dove dobbiamo andare? Lei pensi che l'omologo del 416 bis in Svizzera è l'associazione segreta, la cui pena va da 1 a 5 anni, esattamente quanto si rischia in Italia con una pistola con matricola brace. E allora, se questo è lo stato dell'arte in Europa, passerà un altro secolo, per arrivare forse ad essere a un sistema reale e concreto. Io mi dispiace, vi lascio comunque in buone mani perché c'è Caselli che è un maestro, e mi fa piacere, averlo visto in televisione perché l'ho sempre stimato e ammirato. Io ero uditore giudiziario quando lui era al CSM e ci veniva a fare le lezioni, quindi me lo ricordo e poi l'ho seguito sempre con tanto affetto. Sono contento di averlo visto stasera. Ma questa è una cosa bella, infatti, perché è come se vi foste passati il testimone, il che significa che è Vabbè, una no, il cultura, no, testimone vabbè, che è una no. cultura Lui è di legalità. un No. gigante Sì. rispetto a Mentre saluto Gratteri e lo ringrazio, anche se me. lo conosco bene, c'è un po' di tono ironico e lo accetto benissimo le No, sue parole. assolutamente. Ho Sai che ti può capito perché se permettere. ne va presto, perché se ha ricordato di aver ascoltato sottoscritto ai tempi del CSM, forse c'è No, non è almeno un vero. fatto allora che ha fatto l'amplen e quindi non vuole ripeterlo. Ciao, buon No. lavoro davvero. Ciao, Ciao. grazie. Grazie, Ciao. procuratore. Grazie. Grazie mille, buona Grazie a voi. serata, grazie. Io direi che possiamo passare la parola a procuratore Caselli. Possiamo fare una domanda al dottor Vallone intanto, ringraziandolo di essere qua. Perché poi io ho una domanda per lei che deriva da quello che ha detto Gratteri. Non lo vedo più. Eccolo qua, dottor Vallone, buonasera, grazie. Senta, noi, come le abbiamo detto, partivamo dal libro dell'onorevole Roberti, quindi anche per lei vale il reinvito non appena l'onorevole ci darà disponibilità. Però abbiamo anche letto la semestrale della DIA. Per chi volesse avvicinarsi a questa lettura, sono 600 pagine dolorose, perché è un'analisi terribile, regione per regione, con dati alla mano della situazione che si sta creando, e c'è anche, diciamo, il confronto prima della pandemia e il 2020 in piena pandemia. Ora, il procuratore Gratteri ci ha lasciato un po' senza speranze. Però la relazione della DIA, la speranza ce la dà che ci siano strumenti per poter battere le infiltrazioni mafiose. Che dice? Assolutamente sì, sentire il dottor Gratteri è sempre estremamente piacevole e poi la sua forza, la sua grande determinazione nella lotta all''ndrangheta è veramente di esempio a tutti quanti e di ispirazione per tutti. E quello che diceva ci sono cose profondamente vere e di cui dobbiamo tenere assolutamente conto. In particolare la forza delle organizzazioni criminali, e in questo caso in particolare dell''ndrangheta, è una forza che deriva non tanto più dall'omertà, da quei vincoli familiari a cui siamo stati abituati a vedere, a leggere, a studiare, a contrastare sul campo per decenni. Oggi la criminalità organizzata è profondamente cambiata rispetto al passato, anche rispetto semplicemente a 30 anni fa, all'epoca delle stragi e all'epoca di un contrasto armato e duro della strategia di Totò Riina, dei Corleonesi, alleati poi con i calabresi, con i napoletani, perché quella è stata una strategia complessiva di tutte quante le organizzazioni criminali, come sta emergendo dalle recenti indagini su quel terribile periodo storico. E oggi abbiamo a che fare fondamentalmente con soggetti che hanno studiato, soggetti che sono preparati, soggetti che hanno una capacità non più soltanto di esercitare la forza bruta quando è necessario, ma sempre di meno per non destare allarmi e non destare l'interesse
e un'attenzione dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine e della politica in generale, ma hanno delle straordinarie capacità manageriali, delle straordinarie capacità di muovere capitali, di muovere interessi e di essere in grado di comprendere dove sta andando l'economia italiana e mondiale. In questo momento, non soltanto grazie ai consulenti, amici, persone loro vicine, ma anche loro stessi sono ormai soggetti che non hanno più una coppola in testa e vanno a tenere le pecore su un aspromonte, costruendosi i nascondigli per i sequestrati, ma sono persone che hanno studiato nelle migliori università italiane quando non all'estero e in quegli ambienti hanno acquisito delle capacità sicuramente importanti che poi mettono a frutto nelle loro attività criminali, perché poi sempre criminali rimangono, sempre con un interesse unico e solo, quello di fare soldi e acquisire potere attraverso i soldi che devono gestire. Ora noi ci troviamo di fronte ad una svolta storica, ad un periodo storico assolutamente particolare. La crisi dovuta alla pandemia ha generato dei processi economici assolutamente nuovi, assolutamente imprevedibili, imprevisti fino a qualche mese, semplicemente a qualche mese fa. Il procuratore Gratteri accennava alla profonda crisi in cui molti settori dell'economia italiana, settori che fino ad oggi erano stati trainanti per l'economia italiana, pensiamo al turismo e quindi alla ristorazione, agli alberghi, a tutte quante le società che girano intorno poi a queste attività, quindi tutti coloro che forniscono beni, mezzi, strumenti per queste attività, che sono sempre state la colonna portante dell'Italia, una piccola e media impresa che gira intorno a queste attività. Improvvisamente si trovano con una fortissima carenza di liquidità, perché la gente non può uscire, la gente non può spendere, non può andare al ristorante perché ci sono i divieti e non si può realizzare quello che si realizzava fino ad oggi. Oggi sono stato a Bologna per un incontro con la regione Emilia-Romagna e con il prefetto di Bologna e ho girato un pochettino per Bologna, che è in zona rossa in questo momento, e vi assicuro è una sensazione desolante. Sono stato a Bologna in tante altre Spettrale, occasioni, spettrale, spettrale, in sì. tante altre occasioni, è una città piena di ragazzi, piena di gente, dai negozi affollati, dalle caffetterie affollatissime. Oggi veramente eravamo soltanto noi a girare per Bologna, non c'era assolutamente nessuno. Quindi in questa crisi assolutamente forte, gli imprenditori si trovano di fronte ad un bivio, o a chiudere, ma chiudere significa non poter portare il pane a casa, insomma, fondamentalmente, o cercare disperatamente qualsiasi mezzo per poter restare a galla. E quando i mezzi legali sono esauriti tutti quanti, quando sei andato in banca una prima volta e hai chiesto il prestito derivante dal prestito garantito dallo Stato, che poi in parte viene dato, in parte non viene dato, in parte viene cumulato con gli scoperti bancari che già hai, perché poi le banche chiaramente hanno tutto un modo loro di guardare alla situazione economica e quando più ci sarebbe bisogno di un allargamento del credito, le banche si tutelano e quindi chiudono ulteriormente i rubinetti dell'erogazione perché giustamente sono tutte quante aziende comunque finanziarie, aziende economiche devono dare risposte ai propri azionisti di riferimento e quindi tendono ad andare in autotutela. Di fronte a questa autotutela, un'alternativa per un imprenditore è quella di cercare altre fonti di finanziamento. Una volta esaurite tutte quante le fonti dei amici, parenti, possibili soci che possono entrare in società con loro, chiaramente l'ultima risorsa è quella di rivolgersi a chi ha forti liquidità, tappandosi un pochettino il naso e cercando di fare quello che si può. E non è un fenomeno soltanto del Sud, attenzione, proprio oggi abbiamo eseguito un provvedimento del Tribunale di Misure di Prevenzione di Venezia, quindi non di Reggio Calabria, di Palermo, di Napoli, ma di Venezia, che per la prima volta nella storia di quel tribunale, addirittura dell'intera
Regione Veneto, ha disposto un controllo giudiziario di un'importantissima azienda con quasi 100 milioni di euro di commesse, per lo più nel settore pubblico, perché è infiltrata, perché è vicina ad organizzazioni ndranghetiste calabresi. E per cui non è un fenomeno limitato soltanto alle regioni del sud, come diceva prima il procuratore Gratteri, ormai i locali di 'Ndrangheta sono in tutto quanto in Nord Italia e anche all'estero, e ce lo dimostrano la rete che stiamo cercando di creare con il progetto ICAN della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che sta mettendo a sistema quasi tutti i paesi del mondo dove è forte la presenza della 'Ndrangheta internazionale. E che come si sta muovendo la criminalità organizzata? Si sta muovendo fondamentalmente cercando di acquisire il controllo in maniera palese, dove si possono spendere con la faccia pulita, o in maniera occulta, di quelle aziende, ma non di tutte e qualsiasi azienda, ma in particolare di quelle aziende che si troveranno da qui a qualche mese in pole position per poter partecipare a una grande torta degli appalti pubblici derivanti dai fondi europei che di qui a qualche mese dovrebbero arrivare. E lo stanno facendo in maniera scientifica, quindi investendo in quelli che sono i settori dove si ritiene, perché ancora il piano del governo non è stato ancora quantomeno pubblicizzato, e dove si ritiene che arriveranno quei soldi, quindi probabilmente nel settore dei trasporti, oltre che nel settore della sanità, nel settore delle infrastrutture strategiche. La riconversione verde. La riconversione verde, dove è stato creato un ministero apposito e che quindi chiaramente bisognerà anche riempire di contenuti. Quindi in questi settori sicuramente c'è un grandissimo interesse da parte della criminalità organizzata, e stiamo già monitorando alcune situazioni sintomatiche. Una per tutte, abbiamo evidenziato nella semestrale come l'anno scorso, che è stato un anno di crisi, un PIL nazionale che è sceso di oltre l'8%, ci aspettavamo di vedere una corrispondente diminuzione delle segnalazioni di operazioni sospette. Invece sono aumentate del 30%. Sì. Cioè abbiamo un 8% di economia in meno, abbiamo avuto un lockdown per 2 mesi in cui non si è mosso niente, quindi non si sarebbero dovuto muovere nemmeno i capitali. Fondamentalmente invece ritroviamo il 30% di segnalazioni di operazioni sospette in più da parte degli istituti bancari finanziari, di quelli che sono tenuti a questo tipo di segnalazioni alla Banca d'Italia. Il che vuol dire che la gente è stata ferma, ma i capitali si sono mossi. E quali capitali si possono muovere in un momento di ristagnazione economica, in un momento in cui i capitali leciti non si possono muovere? Ma fondamentalmente quelli della criminalità organizzata, quindi legati al cash, legati al contante, legati ad operazioni non trasparenti. E su quelle stiamo lavorando fortemente. Ma credo che dobbiamo fare qualcosa in più. Lo accennava prima il procuratore Gratteri, non possiamo delegare sempre e soltanto all'autorità giudiziaria e alla parte investigativa delle forze dell'ordine e tutto ciò che riguarda la criminalità organizzata. È un modo assolutamente sbagliato, assolutamente erroneo di contrastare la criminalità organizzata. Non possiamo pensare che le indagini arrivino sempre dappertutto. Le indagini sono settoriali, le indagini sono parziali, gli uomini sono limitati, le energie, le risorse sono limitate, e quella dovrebbe essere la patologia del sistema, non dovrebbe essere il sistema. Invece purtroppo da molti anni in Italia abbiamo elevato a sistema quella che invece dovrebbe essere la patologia, quindi le indagini come tocca sana di tutto, si rimanda all'autorità giudiziaria, dici tanto poi se c'è qualcosa che non va saranno l'autorità giudiziaria ad arrestare le persone. Non è possibile ragionare in questi termini, anche perché in questo modo nel frattempo le mafie hanno fatto i loro affari. I soldi sono spariti, perché spariscono immediatamente, con un tocco di click spariscono oggi i giorni, con un bitcoin oggi spariscono i soldi, e sappiamo che la mafia sta investendo in bitcoin, abbiamo ormai acquisizioni giudiziarie da questo punto di vista che conoscono perfettamente i meccanismi della moneta elettronica. Quindi quello che proponiamo, l'abbiamo proposto, accennato nella semestrale, proprio in questi giorni presenteremo ai nostri uffici legislativi una proposta in tal senso, e di rafforzare fortemente il sistema della prevenzione proprio in funzione dell'arrivo dei soldi del Recovery Fund. E dobbiamo
creare dei nuovi istituti che consentano, da un lato, di poter spendere velocemente, bene e con profitto i soldi che ci arrivano, perché una comunità europea non ce li regala questi soldi, non ci dice tenete e fatene quello che volete, ma danno delle regole molto molto strette, molto stringenti. I soldi vanno spesi bene e in tempi assolutamente contingentati, altrimenti la comunità europea se li tira indietro i soldi, se li riporta nuovamente a Bruxelles nelle proprie casse. Li danno, ma devono essere spesi in un certo tempo. Non possiamo permetterci in lusso che i ricorsi ai TAR, al Consiglio di Stato, che sono purtroppo all'ordine del giorno quando viene messa un'interdittiva antimafia, blocchino tutto quanto il processo dell'appalto pubblico. Come ben sapete, nel momento in cui si fa un'interdittiva antimafia, ed è già un processo lungo, complesso, che richiede tutta quanta una procedura molto particolare, molto elaborata, l'ente appaltante, che ha fatto una gara d'appalto regolare, è arrivata alla conclusione, una ditta ha vinto la gara, chiede una liberatoria antimafia, la certificazione antimafia, riceve invece l'interdittiva. Che cosa fa l'ente appaltante? Ha due strade fondamentalmente. Una è di eliminare una ditta che è stata interdetta, assegnare quindi alla seconda giunta, alla seconda classificata, l'appalto e procedere così. Nel frattempo la prima ditta però fa ricorso al TAR ed eventualmente poi anche al Consiglio di Stato. E che cosa succede se vince al TAR, al Consiglio di Stato? Succede purtroppo che chiederà immediatamente di essere rimessa nell'appalto, chiedendo anche il risarcimento del danno per la parte di appalto che nel frattempo l'altra ditta ha eseguito. L'altra ditta nel frattempo si vedrà estromessa dall'appalto, ma ha già eseguito un pezzo e quindi chiederà di essere pagata. Quindi un appalto che doveva costare 100 costerà come minimo 150, con 50 che noi non abbiamo, perché se la comunità europea ci ha dato 100 per quell'appalto, noi non abbiamo 50 di riserva per pagare questo tipo di cosa. Ora, fermo restando che nei casi di infiltrazione mafiosa conclamata l'interdittiva è una strada maestra e non ci sono altre alternative, ci sono però dei casi limite, dei casi molto parziali, in cui si è spesso in dubbio se proporre al prefetto l'emanazione di un'interdittiva oppure lasciare libera una ditta di operare. Poniamo ad esempio il caso di una ditta che si è presentata che non è infiltrata da un'organizzazione criminale, ma ad esempio sappiamo da indagini precedenti che in passato ha pagato tangenti. Ha semplicemente pagato tangenti. Che cosa fai? La estrometti sulla base del fatto che ha pagato tangenti? Sarebbe una vittima, dottor Vallone, in questo caso. Sarebbe una vittima, esattamente. Okay. Ed è molto facile, se tu interdici, andare a TAR e dici ma come? Io sono stato vittima della mafia. Lo Stato non mi ha protetto, non mi ha... cose. Oggi mi impedisce di lavorare, di prendere l'appalto. Di fronte a quale TAR non gli dà ragione? E allora chiaramente ci troviamo nella situazione che dicevamo prima, di dover essere poi reintrodotta. Pensiamo a un altro caso, che la ditta non è di per sé implicata, non è di per sé parte dell'organizzazione mafiosa, ma al suo interno due o tre elementi che invece hanno parentele pericolose, quindi possono essere un sintomo di una presenza dell'organizzazione mafiosa all'interno di quella ditta. Noi facciamo un'interdittiva, il titolare licenzia quei tre e dice perché non mi devi dare l'appalto visto che io ho licenziato questi tre? E non mi devi far partecipare, quindi avrebbe facile vittoria a TAR. Ora, il nostro problema non è quello di creare una serie illimitata di ricorsi a TAR, ma è quello di garantire che quell'appalto venga svolto in maniera regolare, che neanche un euro di quell'appalto finisca alla criminalità organizzata. Quale potrebbe essere uno strumento? Un controllo prefettizio su singolo appalto, non sulla società in quanto tale, ma sul singolo appalto. Io ti do delle prescrizioni all'imprenditore, tu devi utilizzare un unico conto corrente dove devi far confluire tutto ciò che ti arriva dall'appalto. I pagamenti li devi fare solo attraverso questo conto e corrente. E così è tutto tracciato, tutto e trasparente. Devi dichiarare tutti i tuoi subappaltatori, quindi leciti dove il subappalto è possibile, devi dichiarare tutti i tuoi fornitori che io devo poter controllare, tutti i tuoi dipendenti che io devo controllare, tutti i tuoi mezzi, autovetture, camion, eccetera, che io devo poter controllare. Ogni tanto vengo
in cantiere e verifico se le persone che mi ha dichiarato ci sono. Ci sarà un ufficiale, un viceprefetto, un ufficiale della Guardia di Finanza, della DIA, eccetera, che avrà libero accesso a questo conto corrente anche via internet e verificherà che tutti i pagamenti vengono effettuati solo ed esclusivamente a soggetti che tu hai dichiarato e che quindi abbiamo controllato ab origine. A quel punto tu non hai possibilità di crearti nessuna provvista in nero, perché a meno che non li tiri fuori di tasca tua, al di fuori dell'appalto, per pagare una tangente, non potrai pagare tangenti né alla criminalità organizzata e né a qualche pubblico dipendente che magari ti ha aiutato a vincere l'appalto. In questo modo l'appalto può andare avanti spedito, non si ferma nulla, non c'è nessuna procedura problematica, non ci sono ricorsi al TAR, ma tu sei costretto a camminare su un binario dritto che non ti dà nessuna possibilità di poter deragliare o diversificare le fonti, che i soldi che ti sono arrivati su quel capitolo, su quel conto corrente, per essere distribuiti secondo canali invece non legittimi. Una proposta che crediamo sia semplice, una proposta molto concreta, molto pratica, che coniuga allo stesso tempo la sicurezza, perché la sicurezza la dobbiamo avere, dobbiamo controllare che questi soldi non vadano alla criminalità organizzata, ma allo stesso tempo la speditezza dell'espletamento delle procedure di appalto. Le volevamo chiedere, grazie ovviamente, a proposito delle procedure di appalto, nel gruppo di NED noi abbiamo Marisa Gigliotti, che è un urbanista e un'architetta calabrese, che le fa questa domanda. Dottor Vallone, perdoni, quando uno ha a che fare con i giovani sono un po' irriverenti, quindi ci permettiamo una domanda irriverente. Leggendo appunto la semestrale DIA, ci è sembrato mancasse il focus su una parte della concessione degli appalti, cioè sull'inizio, sulla progettazione. Allora, la domanda che le poniamo è questa. Sa, ci sono quelle opere che non finiscono mai. Certo. E sappiamo, Marisa in particolare, perché ha avuto ha lavorato in Calabria, dove vive, che qualche volta sono fatti apposta. Vengono messi dentro dei tecnici, facendo perno anche, diciamo, sulla non cultura, non capacità sempre dei burocrati di comprendere che mandando avanti un progetto minimo poi in realtà non si andrà a completamento, non è vero che va bene lo stesso, si prolungano questi lavori, quindi o si ha da una parte infiltrazioni nella ditta appaltante, come lei diceva, oppure addirittura proprio nelle lungaggini ci sono tutti gli interstizi perché la criminalità intervenga. Ecco, noi non abbiamo trovato nella relazione della DIA questo focus sulla progettazione, che poi è l'inizio, no, di tutta la catena degli appalti. Perché non è possibile arrivarci? Perché è indagato da un'altra parte? Perché, diciamo, è un fenomeno minimo rispetto a quello che poi succede dopo? Ci chiedevamo perché. Ma nel recovery plan questo non sarà assolutamente possibile. Come dicevo prima, gli appalti che verranno realizzati su una base, contando sui soldi della Comunità Europea, dovranno avere dei termini di realizzazione, non soltanto di esecuzione, ma di realizzazione. La Comunità Europea controlla passo passo l'appalto e ti viene a verificare anche con ispezioni sul campo che i tempi siano stati assolutamente rispettati e che la procedura sia stata assolutamente trasparente, assolutamente lineare. E questo tipo di cose, come giustamente diceva la collega, sono avvenute, avvengono tuttora. Pensiamo alle procedure che vengono affidate al massimo ribasso e poi in realtà in corso d'opera ci sono tutte quante le integrazioni che vengono richieste e portano alla duplicazione, triplicazione, quadruplicazione del costo iniziale. E questo nel recovery plan non sarà assolutamente possibile, perché il budget che viene affidato è quello e quello dovrà essere realizzato in 12 mesi, 16 mesi, 18 mesi, non di più. Se non viene realizzato, perdiamo i soldi della Comunità Europea. La Comunità Europea si prende i soldi e tutto ciò che è stato speso va a carico del bilancio statale. Ma sono sicuro che il governo, che sta preparando una progettazione estremamente complessa, estremamente articolata di come dovranno essere spesi questi soldi, prevederà anche delle misure di controllo estremamente rigide su chi dovrà gestire poi
nel concreto questi appalti. Quindi questo tipo di giochetti non sarà assolutamente più possibile con questi fondi. E, è un modo completamente nuovo di gestire un appalto che non lascia nessuno spazio a manovre di questo tipo. Guai se ne lasciasse spazio di questo tipo. Io sono contenta che lei lo dica perché io sono un progettista europeo, lavoro con i fondi e la cultura di lavorare con i fondi diretti di Bruxelles non c'è in Italia. Quindi facciamo Assolutamente. fatica anche a interloquire con le amministrazioni più sane. Quindi figuriamoci quando arriverà tutta questa massa di soldi. Speriamo che le regole che funzionano sempre per ogni programma europeo vengano messe in campo a maggior ragione sul Forza. recovery. E speriamo che diventi un modus operandi anche italiano, diciamo. Avremmo un'altra domanda, un po' così, se posso, sempre più irriverente. No, Secondo io lei? uso con il presidente Casenghe, che non vorrei rubare No, no, ma spazio adesso da tocca al presidente lei. Caselli la conclusione, cioè ne abbiamo a valanghe. Vi prego, diteci che tornerete perché io sto lasciando Certo. indietro chat che continuano ad andare, mi uccideranno tra poco. No, e quindi io vi rinvito ufficialmente perché noi ne parliamo spesso e ne vogliamo parlare spesso. Sapete, io vi volevo tutti e quattro e adesso che il procuratore Gratteri non c'è, lo posso dire, l'ho inseguito per 2 mesi, praticamente è stato uno stalkeraggio, probabilmente mi arresterà prima o poi, perché secondo me è anche quello che abbiamo trovato nel rapporto di, anche quello che abbiamo trovato negli articoli del procuratore Caselli e dell'onorevole Roberti, cioè bisogna fare squadra. La polizia da sola non ce la può fare, la politica non ce la può fare, la magistratura, come giustamente diceva prima lei, non ce la può fare, noi che siamo la società civile da soli non ce la possiamo fare. Però se ci mettiamo in circuito, se ci mettiamo in squadra, secondo me ce la possiamo fare, perché la società civile è il primo baluardo di difesa, è la trincea, per cui se noi alziamo le orecchie e siamo più sensibili, se si diffonde questa cultura della legalità, veniamo a denunciare. Se veniamo a denunciare, ci sono i meccanismi per cui poi la magistratura può arrivare velocemente. E magari dal basso, forse stavolta, è l'occasione per fare un cambio anche di cultura politica in questo senso. Quindi tutti e quattro, tutti quanti insieme rappresentavamo questo circuito virtuoso che a me piacerebbe poter dire. Si è cominciato ad attivare. Io sono stata contenta di sentire che Gratteri ha parlato di un nuovo rinascimento, perché è vero, è la stessa sensazione che abbiamo noi e noi vi vorremmo dire che non siete soli, noi ci siamo, anche se magari sulla stampa mainstreaming molte volte queste cose non passano, ma per i giovani sono estremamente importanti. In NED ci sono tanti giovani, come vedete, e sono super interessati e questo è un buon esempio, secondo me. Ma chiudo questa parentesi perché una domanda che viene da Emanuele è che le volevamo chiedere, se può, eh. Secondo lei, giusto per arrivare proprio alla super super attualità, questo ritardo nel piano vaccinale, questi vaccini che scompaiono, vengono venduti in un altro mercato, abbiamo visto, no, trasmissioni in cui ci sono procacciatori di vaccini che si presentano alle regioni, quanto o se c'è di mezzo anche la criminalità organizzata. Ma guardi, questo ce lo Secondo lei? diranno soltanto le indagini che sono già in corso, saranno in corso, si svilupperanno anche nel prossimo futuro. E la criminalità organizzata non è un qualcosa di astratto, ma è qualcosa di molto concreto, è fatta di uomini, uomicchi, come diceva un saggio, Come dice, esatto. Sciascia. Ciao. O Non. qua qua qua, O insomma, qua anche qua qua, o qua esatto, e qua qua. uomini ricchi più che qua qua qua. Queste persone cercano di fare soldi e vanno dove c'è la possibilità di fare soldi. Non si prefiggono di fare soldi su un canale piuttosto che su un altro, vanno lì dove hanno la possibilità di andare. Se hanno una entratura nel mondo dei vaccini, si butteranno nel mondo dei vaccini. Se hanno un'entratura nel mondo delle mascherine, si butteranno nel mondo delle mascherine. Dei letti Infatti di l'abbiamo visto ospedale un po'. andranno nei letti di ospedale. Quindi il tutto sta nel verificare se sono riusciti ad agganciare qualcuno all'interno delle case farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini attraverso dei mediatori internazionali che sono riusciti a procacciarsi partite di vaccini o stanno facendo truffe
sui vaccini, perché attenzione, anche quello è un canale di approvvigionamento finanziario delle grandi organizzazioni mafiose. Ma pensate che nel mondo non stiano girando anche vaccini falsi o false speranze di vaccini, quindi soggetti che si propongono e poi prendono i soldi e scappano, perché come successe nel primo periodo delle mascherine, vi ricordate? Quanti di noi anche su internet disperati perché non trovavamo le mascherine nelle farmacie e abbiamo comprate su internet e non sono mai arrivate, insomma, cioè, anche la truffa è una modalità di acquisizione finanziaria anche delle organizzazioni criminali laddove hanno un canale e sicuramente sono interessati a questo mercato, sicuramente drizzeranno le orecchie, cercheranno di informarsi se c'è. Non è un canale facile però, e riuscire ad arrivare alla Pfizer piuttosto che a AstraZeneca o a Moderna o allo Sputnik, perché no, magari più facilmente allo Sputnik. Vedete quello che ieri riempiva i telegiornali di questo imprenditore arabo che ospita a Dubai super ricchi garantendogli la vaccinazione. Ecco, sicuramente quindi da qualche parte i vaccini che hanno presi se ne saranno accaparrati un certo numero per poter poi sviluppare un business di questo tipo. Se un mafioso ha trovato un canale del genere sicuramente lo sta sviluppando, sicuramente lo sta portando avanti. Non è facile perché è ancora un mercato molto ristretto, molto, molto particolare, ma non possiamo assolutamente escluderlo che dietro ci sia anche qualcuno di questi soggetti. Però non credo che siano in grado di manovrare l'intero mercato mondiale dei vaccini. Si saranno inseriti, se ne hanno avuto la possibilità, in un filone e staranno cercando di massimizzare il profitto su quel filone. Quanto più potranno sfruttare, sicuramente lo sfrutteranno. Grazie, dottor Vallone. Adesso la lascio un attimo, poi la riprenderò perché poi andiamo a fondo su alcune regioni un po' particolari che sono state trattate nella relazione della DIA. Procuratore Caselli, grazie per la pazienza, grazie per essere con noi. Io le volevo fare una domanda. La mafia l'avete definita in più occasioni, in più saggi che abbiamo letto, è liquida. Cioè riesce ad entrare e, come diceva Camilleri, la forma dell'acqua, no? L'acqua prende la forma del contenitore dove arriva. E quindi, come diceva il dottor Vallone, ovunque c'è profitto vuole introdursi. Ma è sempre stata così? Io le chiedo un excursus per arrivare alla situazione di oggi. Cioè, io le chiedo che lei può fare quello che vuole, lo sa, no? Siamo tutti... Io, col vostro permesso, vorrei cominciare commentando. Chi è in pensione può permettersi anche di fare questo, l'intervento di Gratteri e l'intervento di Vallone. Soprattutto quello di Gratteri. Che però è scappato, ha visto, ha avuto paura del suo commento, procuratore. Ma anche quello di Vallone, soprattutto quello di Gratteri, secondo me può aver spinto qualcuno a cercare disperatamente qualche negozio che venda delle corde già attrezzate con lo scorcioio. Perché il pessimismo? Ma il pessimismo è fondato, il pessimismo è motivato. Detto questo, al sapore di una battuta, al sapore butade, voglio dire che viceversa è proprio grazie agli uomini come Gratteri e come Vallone che abbiamo delle fondate speranze e non delle illusioni di poter venire a capo di questo terribile, obiettivamente terribile problema. Perché? Sia Gratteri col suo lavoro all'interno della magistratura, sia Vallone col suo lavoro in DIA e in generale, guarda, attraverso la DIA le forze dell'ordine, il lavoro di Gratteri, il lavoro di Vallone sta dando, riesce a dare, e poi anche le loro spiegazioni, le loro illustrazioni, la loro capacità di comunicare la realtà in modo che ciascuno sia consapevole e sappia da cosa dobbiamo partire e con che cosa dobbiamo fare i conti, il loro lavoro sta restituendo al nostro paese credibilità, fiducia nelle istituzioni da parte della gente. Troppo spesso, secondo me, le istituzioni sono rappresentate da soggetti poco presentabili,
per usare un eufemismo, poi invece che uomini come Gratteri, come Vallone, col loro lavoro, col loro impegno, con i loro risultati, restituiscono credibilità e fiducia rispetto ai confronti delle istituzioni, consentono di usare l'espressione «Stato siamo noi» senza più ridersi addosso. Non è più un'espressione vuota, non è più un'espressione priva di senso, retorica, è un qualche cosa che acquista, grazie al lavoro dei Gratteri e dei Vallone, un significato, una pregnanza. Ovviamente hanno ragione sia Gratteri sia Vallone quando dicono che il loro lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine non è un po' cacciana. Ci vuole coinvolgimento, ci vuole quella squadra di cui lei appena un attimo fa. E ci vuole lo scatto d'orgoglio soprattutto da parte di tutti quanti noi, ognuno di noi e tutti quanti noi come comunità che complessivamente ci comprende. E qui io non sono pessimista, anzi sono tendenzialmente ottimista, sarà il mio carattere, soprattutto se penso ai giovani. I giovani sono un mondo estremamente composito, cioè di tutto e di più, o di tutto e di meno, ma ce ne sono anche tanti, tantissimi, che ispirano fiducia, che fanno sperare che il futuro possa essere, grazie a loro, grazie al loro impegno, grazie al loro modo di rapportarsi alle cose, diverso. Io ho l'onore, lasciatemi usare questa espressione, perché lo penso proprio, di essere il presidente onorario di Libera. Non c'è soltanto Libera come associazione, tantissime. A Libera faccio riferimento perché conosco i giovani di Libera. Potrei fare mille esempi, ma i giovani di Libera, oramai in tutte le città d'Italia, hanno cominciato in Piemonte, ma poi si sono estesi con questa esperienza un po' dovunque, presidiano, l'espressione può sembrare forte, ma è la realtà, le aule di giustizia, quando si celebrano processi antimafia, mettendo la faccia, la loro faccia, contro esagerato, a fronte di quella dei mafiosi detenuti, supposti mafiosi detenuti, soprattutto i loro familiari che sicuramente non capiscono, non vedono con simpatia questa partecipazione popolare al processo contro. E in Piemonte sono negli ultimi 6 anni 650 le udienze cui questi ragazzi, giovani, giovanissimi, hanno partecipato. Questa è una testimonianza di presenza, di partecipazione, di elemento della squadra che ci dà dentro. Ecco. Per cui ecco, ci sono tutti i problemi, guai se ci si provasse a negarne anche soltanto uno, che ha esposto Gratteri. Sono tutti i problemi che ha esposto anche Vallone, le difficoltà, le incertezze, eccetera. Ma ci sono anche queste speranze. La mafia, parlare della mafia dei tempi andati, che Coppola Lupara oggi lo ha ricordato Vallone un attimo fa, non ha proprio. La mafia oggi è tutt'altra cosa. Intanto possiamo, e Gratteri e Vallone hanno cercato di farcelo, intanto possiamo sperare di capire le cose, di conoscerle più in profondità, in quanto teniamo conto, secondo me, fondamentalmente di due punti. Quali sono i vantaggi di cui gode la mafia oggi, il settore economico in modo particolare, e qual è stata l'evoluzione della mafia rispetto al passato, che tralascerei, chiedendo scusa anche a chi ha formulato la domanda. La mafia oggi è sempre più una economica. Sono molto ricchi. E le attività criminali che pongono in essere, traffico di droga, di armi, di rifiuti tossici, appalti truccati, corruzione e via seguitando, riempiono quotidianamente purtroppo le tasche. Ma attenzione, è denaro che ha un potere d'acquisto soltanto potenziale, finché è sporco, finché è ricollegabile a un'attività criminale. Per goderselo i mafiosi hanno bisogno di questo denaro, di trasformarlo da potere d'acquisto potenziale a potere d'acquisto effettivo, e questo avviene con il riciclaggio, cioè con l'investimento dei denari guadagnati illecitamente in attività di per certezze lecite,
che per se stesse apparentemente qualunque, legittime. In questo modo, ecco, domanda. L'economia mafiosa, un'economia parallela, è una specie di acqua, di liquido, che penetra dappertutto. Io una volta parlavo di acqua, adesso parlo di fango. Fango che penetra dappertutto e che infanga, risucchia tutto ciò che riesce ad attirare nella propria orbita. Perché godono di vantaggi, ecco, da dove ero partito, che dobbiamo conoscere. Primo vantaggio, è stato detto oggi ripetutissimamente, lo ripeto anch'io e chiedo scusa, denaro a costo zero. Il mafioso che voglia intraprendere una qualche attività economica non ha bisogno di andare in banca a farsi fare i soldi, li ha, e ne ha fin troppi. Secondo vantaggio, siccome è ricco, già ricco di suo, quando intraprende una qualche attività economica non ha bisogno di altri soldi guadagnati subito. Può starsene tranquillo, vedere come vanno le cose, finché anche lui entrerà nella mischia, per così dire, sviluppando l'attività appena aperta. L'imprenditore onesto, questo lusso non se lo può permettere, deve guadagnare. Se non guadagna fallisce, chiude. Terzo vantaggio, se ci sono problemi, il mafioso non è mica mafioso per niente, problemi con i fornitori, con la manodopera, con la clientela, con le amministrazioni che devono dare permessi. Mafioso, se ha problemi, sa come risolverli, sa quali sono le scorciatoie utili per arrivare al risultato. Prima scorciatoie sotto traccia, minaccia, intimidazione, corruzione. Poi se non serve, se non funzionano, se serve qualcosa di più, la violenza. E finalmente, quarto vantaggio, il mafioso ha l'alleanza dei tanti componenti della cosiddetta zona grigia, che invece di stare come dovrebbero dalla parte della legalità, stanno dalla parte della mafia, con la mafia fanno affari, con la mafia hanno rapporti, sono della mafia sostanzialmente complici, o con la mafia sono lui. Quattro vantaggi che spiegano che il fango mafioso riesce a penetrare dappertutto, riesce ad inquinare in profondo l'economia pulita, riesce ad impadronirsi sempre più di pezzi di questa economia, rischiando proprio di avvelenarla funditus, per così dire. Ecco. Ogni attività economica punta principalmente al proprio interesse, ma quando si tratta di un'attività economica legittima ci sono delle regole che portano vantaggi anche agli altri, sia pure ridotti. Se l'economia è controllata dalla mafia, da questa bruttissima, orribile cosa che è la mafia penserà soltanto a se stessa, gli altri sono sudditi da non tenere assolutamente in conto. Quindi i vantaggi. Poi, l'evoluzione. Pallone ha già parlato di cambiamenti e aggiungo poco a quello che già ha introdotto lui. La mafia di solito viene descritta come una piovra, io preferisco parlare di camaleonte, perché ha una straordinaria capacità di cambiare pelle per adattarsi alle mutate circostanze di tempo e di luogo in modo da fare sempre meglio i propri affari. Oggi l'evoluzione della mafia è arrivata al punto che una sentenza della Cassazione che parla di mafia silente. Dice questa sentenza della Cassazione che riguarda un processo torinese, che ho avuto un ruolo quando ero procuratore anch'io, il processo di Tauro, l'Andrangheta, incendiata in Piemonte. Dice questa sentenza della Cassazione sulla Andrangheta del Minotauro che il metodo mafioso non necessariamente comporta metodi di intimidazione eclatanti, per intendersi il pistolone infilato nel cinturone. Il metodo mafioso può essere ancor più efficace, scrive la Cassazione, o meno altrettanto efficace, anche se è silente. Cioè quando si esprime, non in modi tracotanti, truculenti, eccetera. Non detto, col sussurrato, con l'accennato. Quando il non detto, il sussurrato e l'accennato siano ricollegati ad una forza criminale conosciuta, sperimentata, e è nella coscienza di tutti noi, della maggior parte di noi. Ecco allora l'evoluzione della mafia.
Ecco allora i cambiamenti della mafia. E questa evoluzione, questi cambiamenti, visto che questo era l'argomento, è l'argomento che oggi avete deciso di affrontare insieme, questi vantaggi da un lato, questi cambiamenti dall'altro, fanno sì che le opportunità che si presentano alla mafia in pandemia, trasferita dalla pandemia, si siano moltiplicate. I vantaggi si sono aumentati. Voglio farla breve, sto facendo per esempio con lui. Crisi di liquidità, abbiamo detto, i mafiosi, lo abbiamo altrettanto detto, i crisi di liquidità non patiscono. Ci sono tante attività economiche che soffrono, o hanno chiuso, o sono in ginocchio, stanno per chiudere, o chiuderanno prima o poi. Ecco il mafioso, che nel suo DNA ha le qualità dello sciacallo, le qualità, le caratteristiche dello sciacallo o dell'avvoltoio, pronto, magari, io voglio fare i tuoi interessi, voglio aiutarti a tirarti su. E invece in realtà vuole soltanto impadronirsi. Guardate, questo lo fa da tempo, il mafioso. Il mafioso una volta usava come arma principale il pizzo o l'usura, polpare, che so, il negoziante. Oggi c'è ancora il pizzo, ma sempre più preferisce di quel negozio diventare socio o comproprietario o proprietario unico, magari dopo aver spolpato il vecchio gerente a colpi di usura. La strada è aperta da tempo. Oggi questa strada, per benismo apparente, è stato ricordato anche dal direttore Vallone, io copro la Lupara, doppio petto, letti bianchi e borsa 24 ore. Personaggi colti, preparati, plurilingue, plurilaureati che hanno relazioni internazionali nel mondo economico finanziario di primissimo ordine. Questa è la nuova mafia. Ecco, le opportunità che purtroppo il flagello della pandemia offre, sanno come sfruttarle, hanno già imparato in passato. Oggi, avvoltoi e sciacalli come sono, le disgrazie altrui sono tanta manna per loro. E quindi ecco che un problema già grave in passato rischia, anch'io temo di spingere qualcuno alla corda con tanto voglio tracimare in catastrofe. Ma le reazioni sono possibili. Ia ci racconta, tra virgolette, uso questa parola nel suo significato nobile, semestralmente, quello che l'osservatorio della Polizia di Stato in collegamento con racconta bimestralmente, trimestralmente, sta accadendo. È lì per dirci che le cose basta. Le cose è importante studiarle e cercare di conoscerle in anticipo per provare a soffocarle nella culla. Questo che le nostre forze dell'ordine, ai livelli più alti, come la DIA, come la Polizia di Stato, devono rifare, che quotidianamente si cerca di fare quello che dei giornali ce lo dimostra. Con un problema di fondo, che è stato toccato con la domanda, parlava di negazionismo, non mi ricordo più quella brutta, qui viene negato tutto. Ecco, negazionismo. E qui viene negata la presenza, ma ecco, io sono il negazionismo, quantomeno il negazionismo, è ancora di casa. Io non so a quale giornale facesse riferimento Gratteri, credo di avere una certa idea, ma su questo giornale, cioè quello che penso io, un'operazione antimafia importante, proprio sul versante dei farmaci, è stata presentata così. Non è mafia, sono soltanto comitati d'affari. Ecco, se non è mafia quel che non spara per le strade, ma è un'altra cosa, un comitato d'affari. Allora ecco, non è negazionismo, è riduzionismo. E se dobbiamo fare i conti con atteggiamenti culturali, faccio per dire, con atteggiamenti ideologici, faccio per dire, con atteggiamenti e basta di questo tipo, il problema non si avvicina, anzi sì. Il negazionismo, ma però anche qui il negazionismo, il riduzionismo dell'esistenza, per esempio, dei rapporti tra mafia e politica è vecchio come il cucco, la storia della mafia. E dal processo Notar Bartolo al processo Andreotti, la negazione dei risultati di questi processi, della realtà di questi processi, è una declinazione del negazionismo. Negando porti tra mafia e politica, la politica può continuare
negando i rapporti, ad intrattenerli. Reale, Watson, direbbe Sherlock Holmes. Mi fermo e chiedo scusa. No, volevo dire... Gliel'avevo detto prima, della mia tendenza. No, ma io ma noi la siamo qui per ascoltarla. Io la reinvito anche lei ufficialmente, perché a questo punto diventa una questione d'onore avere l'onorevole Roberti insieme a voi, perché non è che potete scappare così, ci mancherebbe. Procuratore Caselli, due cose. Uno, ogni tanto la perdiamo col microfono, quindi non so, così. La seconda cosa è, a proposito di quello che stavamo dicendo sul negazionismo, c'è una parte di mafia di cui non si sente quasi mai parlare, o meglio, si comincia a sentir parlare per azioni di pochi valorosi, e che è proprio le agromafie. Noi abbiamo guardato il report sulle agromafie 2013-2014, si parlava dell'Italia come laundering, quindi come lavanderia dei soldi, mentre oggi si parla di money dirting. Comunque l'agricoltura sembra essere uno dei terreni più fertili, per usare un gergo agricolo, sui quali i mafiosi investono per riciclare i soldi. Da qui due domande. Come mai non se ne parla così tanto, e se secondo lei la legge sull'antiriciclaggio non regge più alla prova dei fatti? Perché avete parlato tutti della difficoltà di accesso al credito. Io aggiungo la mancanza di un microcredito veramente presente, preciso, snello, favorisce questa situazione. Tre, le leggi che le banche applicano sono leggi europee. Basilea 3 viene dall'Europa, le segnalazioni, l'antiriciclaggio, però alla prova dei fatti probabilmente non bastano più. Le agromafie. Spero che si senta, io più di così non posso fare. Sì, magari. Le mie conoscenze scientifiche sono su questo versante estremamente ridotte. No, ma va benissimo. No, faccio un segno, magari io mi sposto, non lo so. Ecco. No, va benissimo. La risposta è già in alcune cose che oggi, e di nuovo non è per piaggeria, a me è un bel incontro con le dette. E cioè, piatto ricco, mici ficco, secondo me, per volgarizzare alcune delle cose che abbiamo già sentito, è la filosofia della mafia. Dove c'è da guadagnare, i mafiosi, prima o poi ce li troviamo. Più prima che poi, non c'è dubbio. È stato chiesto, c'è nel mondo dei farmaci, nel mondo della sanità, con quello che... No? E giustamente il direttore Vallone ha detto, magari ci sono inchieste, non ne posso parlare, però... Secondo logica e buon senso, ecco, perché è un settore di grande interesse che offre grandi opportunità in questo momento, e i mafiosi saranno quantomeno attenti alle opportunità che ci possono presentare. Piatto ricco, mici ficco. Questo vale in modo particolarissimo per il mondo agroalimentare. L'agroalimentare tiene su l'economia del nostro paese, soprattutto in tempi di crisi, perché quello dell'agroalimentare è un comparto freddo. Era cinico, ma mangiare si deve. E quindi l'agroalimentare va avanti, sia pure con qualche difficoltà, anche quando altri sono in crisi, più in crisi. E poi l'agroalimentare può contare su un fattore di traino formidabile, che è il Made in Italy. Il fiore all'occhiello, invidiato da tutti all'estero, il nostro migliore ambasciatore all'estero. Allora ecco che per l'agroalimentare, piatto ricco, mici ficco, questo modo di dire è particolarmente valido, perché le opportunità di guadagno sono importanti. Ma attenzione, alle opportunità importanti di guadagno si associa la bassa esposizione. È un settore a ridotta intensità espositiva. Perché? Perché la legislazione, la normativa, è vecchia come il cucco. Sostanzialmente ancora ferma a quando il problema dei problemi era quello dell'oste che mescolava polacco col vino. Oggi parlare di questo fa ridere, lei vedo che ride, e giustamente. I problemi dell'agroalimentare sono tutt'altri. Transnazionali, sofisticazioni, contraffazioni sofisticate, via civiltà. Bisognerebbe aggiornare con sostanziali innovazioni, aggiornamenti appunto,
la nostra normativa in materia agroalimentare. C'è un progetto. Tipo? Progetto che il ministro Bonafede e il ministro Lanova hanno fatto approvare dal Consiglio dei Ministri, attualmente in Senato, e che però nella passata legislatura era stato approvato dal Consiglio dei Ministri e poi era morta lì. Adesso è in Senato e speriamo che vada avanti. Senza una nuova normativa che ci metta al passo con i tempi, legge antiriciclaggio, sono convinto che abbiamo una buona legge antiriciclaggio, ancora moderna, ancora attuale. C'è però il problema dei gratteri che è sacrosanto. Finché ci sono i paradisi fiscali che inghiottono tutto, quindi sono una barriera insormontabile per chi faccia delle indagini, e questi paradisi fiscali sono interni a molti paesi europei, questo va ricordato Graffoni. Cayman dipendono dall'Inghilterra, se non sbaglio, non sono un altro mondo. E allora stiamo veramente a, non dico a prenderci in giro, ma a parlare di un problema che è veramente difficile risolvere se le cose stanno così. La normativa antimafia, la nuova normativa sulle ciambe agroalimentare è indispensabile perché ci sia una miglior tutela della sicurezza vatore per cominciare, ma anche una miglior garanzia che il mercato e la filiera agroalimentare funzioni secondo regole uguali per tutti, non con regole che non valgono per la stragrande maggioranza degli imprenditori agroalimentari è onesta e onestissima. Ma ripeto, dato ricco mi ci fico, ci troviamo anche soggetti borderline fino ai mafiosi, fino alle agromafie, o l'agropirateria, un reato nuovo. Noi in Abruzzo abbiamo anche avuto il problema della mafia dei pascoli, che Teresa Nannarone poi ha fatto emergere, che sono felice che sia qui con noi. La mafia dei pascoli è abbastanza sconosciuta, nessuno ne parla, nessuno ne parlava. Però, quindi... questo discorso che delle agromafie non si parla, secondo me è vero fino a un certo punto. Non si parla della necessità di riformare la normativa dell'agroalimentare. Dell'agromafia si parla, c'è questo osservatorio di Coldiretti che è formato da professori, operatori delle forze dell'ordine, avvocati, svolge un grande lavoro che ogni anno, adesso il Covid ci ha legato, esprime un rapporto agromafia in collaborazione con il RISPES, uno dei più qualificati ricerchi, uno dei più qualificati istituti di ricerca sulla sociologia. Questo rapporto sulla agromafia è discusso, commentato, dito, elemento di scienza e di diffusione delle problematiche. Quindi se ne potrebbe, se ne dovrebbe parlare molto di più, però secondo me se ne parla abbastanza, però non a sufficienza per suscitare l'entusiasmo, per così dire, del nostro Parlamento, che dovrebbe buttarci a corpo morto, è perché ci sono delle resistenze. Sono delle resistenze, inutile nascondere. Sarà la grande distribuzione, sarà la produzione, sarà molto cosa, parte di questo, parte di quello. Delle resistenze ci sono. Altrimenti una cosa che farebbe l'interesse del consumatore e l'interesse dell'imprenditore onesto potrebbe passare al volo di corsa. Invece non passa, non è passata la legislatura, stenta in questa legislatura, col nuovo governo probabilmente si deve cominciare tutto da capo. Perché? Perché ci sono le resistenze. Chi più che al bene comune, all'interesse di tutti, pensa all'interesse corporativo della cordata a cui appartiene. E in questo modo non si va da nessuna parte, o perlomeno si va nella parte giusta per agire appartenente a quella cordata. Il bene comune e l'interesse pubblico sono invece. Ecco, grazie per avermi consentito di spezzare una lancia per questa normativa, che tarda ad essere approvata. Il fatto che c'è il Parlamento non vuol dire che deve essere presa con la chiusa quel progetto. Vuol dire che si deve discuterlo. Poi si toglierà una parte, se ne aggiungerà un'altra, si modificherà questo, si migliorerà quell'altro. L'importante è discutere e arrivare poi a conclusione. Se ci sono ancora ostacoli che preferiscono guardare al proprio interno, ed esclusivamente al proprio interno, o allargare il discorso, facendo squadra ancora una volta, dice se sono cose fioriranno, no, fioriranno soprattutto spine per il consumatore, per la nostra impresa agroalimentare onesta nel suo complesso. Io volevo chiudere chiedendovi una cosa,
Falcone diceva: la mafia è un fenomeno storico, ha avuto un inizio, avrà una fine. In questo momento noi stiamo vedendo una serie di evoluzioni e da questa call emerge che gli strumenti ci sono. Alcune proposte le abbiamo fatte stasera, sia Gratteri che Vallone che lei, procuratore Caselli. Voi siete convinti che avrà una fine? Dottor Vallone. Il microfono, dottore. Sì. Eccolo. Sì, eccolo. Ma avrà una fine se avremo la volontà politica, sociale di sconfiggerla. E, come diceva prima il dottor Gratteri, è estremamente significativo. Molti paesi, anche nella stessa Europa, convivono tranquillamente con organizzazioni mafiose, ci fanno affari, ne approfittano dei soldi che gli passano sotto il naso senza che questo gli crei particolari problemi. Vivono e prosperano grazie ai flussi economici garantiti dal traffico internazionale di stupefacenti. E quei paesi sicuramente non impongono all'ordine del giorno il problema del contrasto alle mafie e da lì tutte le resistenze anche in sede comunitaria su normative omogenee in tutta Europa che potrebbero essere simili a quelle italiane. Solo negli ultimi tempi stiamo facendo degli importanti passi avanti sulla cooperazione internazionale, sia cooperazione di polizia che cooperazione giudiziaria. Stiamo finalmente facendo comprendere all'Europa l'importanza delle misure di prevenzione patrimoniali, quindi che possibilità quantomeno dei sequestri estesi in tutta Europa. Ma abbiamo ancora tantissime difficoltà. Abbiamo individuato e sequestrato, tra virgolette, dall'Italia ingenti patrimoni immobiliari all'estero. Penso soltanto alla Romania, dove in questo momento abbiamo quasi 800 immobili sequestrati, ma che nessuno gestisce perché la normativa rumena non consente all'amministratore giudiziario italiano nominato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di poter andare in Romania e gestire questi immobili che sono tutti quanti affittati a operai, piccoli commercianti, eccetera, in Romania, per cui questo sequestro immenso, enorme, immobiliare rimane lì. Fa comodo? Non fa comodo? È soltanto un problema legislativo? Perché non si fa nulla per adeguare? Perché i soldi sono importanti per tutti e quindi fin quando non dai fastidio in quel paese non te ne accorgi molto. Il problema in questo momento in Italia credo che sia proprio questo e dobbiamo comprendere se la lotta alla mafia è ancora un problema fondamentale all'ordine del giorno, è un problema che vogliamo veramente che sia in prima linea tra gli obiettivi che ci prefiggiamo, appunto quello di sconfiggere la mafia, oppure vogliamo condannarci a convivere con organizzazioni criminali e contrastando i fenomeni più di basso livello, quindi il piccolo spaccio di stupefacenti per strada, i reati predatori, quelli che danno fastidio, l'incendio del negozio, l'estorsione palese, l'omicidio, Quelli che eccetera. si vedono Quelli che si vedono fondamentalmente. e che danno eclatanza ai fenomeni, oppure invece poi lasciare tutto ciò che è in livello finanziario e imprenditoriale senza dare troppo fastidio per evitare di danneggiare l'economia, di bloccare gli appalti, di bloccare le situazioni che possono dare invece slancio, che danno occupazione, come si suol dire. La mafia crea aziende che danno occupazione, arriva lo Stato, le sequestra e le aziende vanno a rotoli. Ma Questa è lo la diceva vulgata, no? la vulgata, ma lo diceva prima il presidente Caselli, è normale che un'azienda mafiosa prosperi, perché l'azienda mafiosa non paga le tasse, non paga il costo del capitale iniziale, paga i lavoratori a nero quando li paga, non paga oneri previdenziali e contributivi, non paga gli oneri di sicurezza sul lavoro perché nessuno va a controllare, ha un mercato sicuro perché tutti accettano i prodotti
prodotti dell'azienda mafiosa, quando invece l'azienda finisce in mano allo Stato, chiaramente deve regolarizzare, l'amministratore giudiziario deve regolarizzarla e inevitabilmente quell'azienda non ha più mercato, non ce la fa. La interrompo un secondo perché a proposito di questo ho studiato una ricerca di Confindustria in Lombardia che finalmente ha cominciato a mettere in evidenza quanta perdita di PIL c'è quando le aziende vengono inficiate dalla mafia, perché all'inizio c'è questa iniezione di liquidità falsa, poi false fatture, eccetera, ma poi si è stimato, dal 72 al 2011, hanno stimato che si è perso il 28% del PIL. Ora, poi dal 2011 al 2021 la somma non può che essere maggiore. Ma per venire a quello che diceva lei, secondo lei, e questa è una proposta di Franco Roberti, sempre nell'introduzione al libro, i beni confiscati potrebbero essere impiegati come investimenti europei sui fondi strutturali? Potrebbe essere un mezzo per... Guardi, è abbastanza complicato dirne due parole e la proposta del presidente Roberti. Infatti deve tornare, esatto, il Vallone lo sa, deve tornare ormai. Va articolata e va spiegata, eccetera. E io già qualche anno fa scrissi in volume che poi presentammo a Napoli una proposta di come utilizzare in maniera diversa i beni confiscati. E addirittura nella fase già del sequestro di primo grado. Sono sempre stato convinto che un'azienda, le aziende possono essere risanate, le aziende mafiose sequestrate, ma non possono essere gestite come vengono gestite oggi. Oggi vengono gestite da uno che si fa chiamare amministratore giudiziario, ma in realtà non è nient'altro che un contabile del tribunale, è un soggetto che non ha nessuna capacità manageriale, ma ha tutt'altro, tutte capacità del tutto diverse, sono commercialisti per la maggior parte, che guardano esclusivamente al profilo fiscale e amministrativo e rispondono al tribunale. Se pensiamo di poter far andare avanti delle aziende senza un manager che ne gestisca effettivamente in maniera imprenditoriale e manageriale, siamo totalmente fuori di qualsiasi logica. Se pensiamo che un soggetto che contemporaneamente amministra 70, 80, 90 aziende per conto dello stesso tribunale può soltanto guardarci i bilanci a stento e dare qualche indicazione di massima, ma certamente non può impulsare un'azienda. Un'azienda vive della capacità del suo amministratore, del suo manager, del suo proprietario di essere presente in azienda, motivare il personale, di evitare che si rubi all'interno, di guardare con l'occhio del padrone il singolo centesimo che viene investito e viene speso e viene guadagnato nell'azienda. Le crisi economiche degli ultimi anni e anche i prepensionamenti che ci sono stati in tanti settori hanno portato fuori del mercato del lavoro tantissimi manager di aziende importanti, diciamo della Fiat piuttosto che di altre importantissime aziende, che oggi magari a 56, 57, 58 anni non riescono a riciclarsi nel mercato del lavoro, ma potrebbero benissimo essere reimpiegati per lo sviluppo di tutto il know-how che sta lì. Il know-how che si perde, che sta lì, di persone che hanno tanta voglia ancora di sperimentarsi e di lavorare, che invece vengono tenuti ai margini della società, magari con mini pensioni che gli sono state regalate come scivolo per andare via. Immaginiamo invece questi soggetti che non vengono pagati, già hanno una pensione, quindi non devono essere pagati così to cure come vengono pagati gli amministratori giudiziari. Certo, con gettoni di presenza magari. Sia che l'azienda viene liquidata, sia che la porta alla liquidazione, eccetera, allora il loro guadagno se lo prendono comunque e quello certo. È fissato dalle tabelle per cui che l'azienda vada bene, l'azienda vada male, gliene può importare di meno. Un manager invece che viene messo lì e gestisce, ma gestisce per conto del tribunale, non gestisce effettivamente l'azienda dall'interno e viene pagato sulla base dei risultati che porta. Porta l'azienda in nero, quindi non in rosso,
in nero, non nero, ma porta in profitto, riceverai percentuale, una percentuale del profitto che porta, quindi sarai estremamente incentivato a portare l'azienda a livello produttivo. Ma cosa può fare da solo un manager in una singola azienda quando ha difficoltà di mercato? Perché la singola azienda ha sequestrata e confiscata, ha due grandissime difficoltà. La prima è quella dell'accesso al credito. Sappiamo benissimo che le banche, nel momento in cui l'azienda viene sequestrata, fino al giorno prima aprivano i rubinetti dei soldi al mafioso, nel momento in cui viene sequestrata e passa allo Stato, chiudono immediatamente i rubinetti del credito e chiedono indietro a tutti quanti i fidi, gli esposti che hanno nei confronti di quel soggetto, quindi praticamente azzerando la possibilità di liquidità e di accesso al credito. La seconda è il mercato. E allora, in quella proposta, ripeto, già fatta qualche anno fa, vi erano queste due indicazioni, queste tre indicazioni. La prima è quella dei manager, la seconda è quella di creare con il Fondo Unico Giustizia, quindi con i soldi sequestrati alle mafie, un fondo, ma potrebbero anche essere fondi europei, ovviamente, come giustamente dice il Presidente Roberti, un fondo di rotazione. Che cosa significa? Che non è un fondo che viene dato a una singola azienda a fondo perduto, eccetera, ma semplicemente un fondo che garantisce il credito dell'azienda nei confronti delle banche. Cioè, si dice, fatta un report per cui l'azienda è risanabile, perché se non è risanabile l'azienda va liquidata, punto e basta. Ma se l'azienda viene valutata come risanabile, si dice questa azienda ha questo fondo che garantisce i suoi crediti nei confronti nelle banche, quindi in base al fatturato, in base alle sue capacità di azienda, ha la possibilità di richiedere alle banche dei fondi che la banca può concedere con maggiore garanzia perché è tutelata da questo fondo unico che man mano si rinnova dal rientro che ha da parte, perché non viene utilizzato, è soltanto un fondo di garanzia che viene utilizzato soltanto nel momento in cui dovesse andare male un qualcosa. L'Europa si sta muovendo in questo senso, soprattutto per esempio in questo caso sulle start-up, entra e fa da garanzia. Esattamente. Perché, per arrivare però ad avere... parliamo di un livello già diverso, perché parliamo di aziende. Certo, sì, no, dico però se si comincia a muovere in questo senso, certo, come intermediario, garantisco io per, è già un... Il secondo campo è quello del mercato. Sì. Noi abbiamo tantissime aziende sequestrate e confiscate. Quasi nessuna arriva nella fase della confisca definitiva, perché in genere muoiono prima di arrivare alla confisca definitiva le aziende. Comunque che arriva alla confisca definitiva in genere sono gli immobili. Ma in tutta quanta questa fase, se io lascio lavorare questa azienda unica, da sola, monade isolata nel mondo dell'impresa, è chiaro che avrò delle difficoltà enormi, perché il mercato sarà difficile da ottenere, perché prima era un mercato garantito dall'organizzazione mafiosa, oggi questa garanzia non ce l'è più, per cui non c'è l'imposizione del prodotto sul mercato. Ma se noi facciamo lavorare tutte quante insieme in un unico contesto, in un'unica organizzazione, tutte quante le aziende sequestrate e poi confiscate, noi creiamo un circuito virtuoso economico che si sostiene da solo e dà garanzia l'una con l'altra. Vi faccio l'esempio di uno dei sequestri che ho vissuto direttamente quando ero a Napoli e lavoravo sui Casanesi. Un'azienda che produce mozzarella, classica nell'economia dei casanesi. Ma quante aziende di bufale ci sono sequestrate? Se quell'azienda che produce mozzarella compra il latte dall'azienda sequestrata, azienda agricola delle bufale, e poi compra i polistirolo per il confezionamento dall'altra azienda che produce polistirolo che è anch'essa sequestrata, e poi prende i cellophan per le mozzarelle dall'altra azienda che è sequestrata, poi dall'azienda di trasporti sequestrata si fa trasportare il proprio prodotto fino al supermercato sequestrato. Creiamo un circuito virtuoso che si alimenta e crea forza uno con l'altro, che può consentire a tutte quante queste aziende di fare sistema, di sopravvivere e di avere un'ulteriore garanzia nei confronti della banca, perché quando il manager di quell'azienda va in banca, ci va insieme a tutti quanti gli altri manager delle altre aziende e dice: guardate, noi abbiamo un circuito completo chiuso
a 360 gradi che ci garantisce l'intero mercato. E quindi io posso chiederti di avere il finanziamento per comprare il camion in più, per comprare le bufale in più, per comprare i prodotti, le materie prime che mi servono in più. A garantire siamo indietro. Siamo garantiti e in tutto questo c'è la garanzia del FUG, di quel fondo di rotazione, che se tutto dovesse andare male, tu banca sei comunque garantita anche da questo. Il problema è che giuridicamente oggi tutto questo non è possibile, perché ogni sequestro viene gestito da un magistrato che può essere diverso da un altro magistrato, perché uno è in sezione misure di prevenzione di Santa Maria Capua Vetere, un'altra sezione misure di prevenzione di Napoli, un'altra sezione misure di prevenzione di Benevento, all'interno delle sezioni ci stanno magari magistrati diversi che gestiscono le diverse procedure, e non c'è nessuno che fa da raccordo operativo in tutto questo. L'Agenzia dei Beni Confiscati entra soltanto nel momento della confisca definitiva e soltanto per la destinazione di quel bene verso il comune o la ONS che lo richiede. Ma in questa prima fase non c'è nessuno che faccia una sintesi, che faccia un sistema che comprenda quali sono le esigenze della singola impresa e la mette in relazione con tutte quante le altre imprese. Più che un'Agenzia dei Beni Confiscati, occorrerebbe una vera e propria agenzia di carattere generale che possa gestire il tutto. Purtroppo vorrebbe dire spogliare i magistrati che vengono preposti alle, a singole procedure, dicono che il potere, dovere, onere, spesso onere, della gestione di questi beni. Una legge che portasse una cosa del genere, secondo me, sarebbe veramente una chiave di volta dell'intero sistema dei beni sequestrati. Anche perché le dico questo, per tornare agli auspici, l'Europa ragiona così, l'Europa finanzia le reti, quindi fare rete è una delle basi, esatto, per poter accedere ai finanziamenti, quindi se noi ci adeguiamo abbiamo un recovery certo, quindi noi lo ripetiamo, prima o poi qualcuno ci ascolterà, non so se il presidente Draghi è collegato, perché in questo momento è collegato mezzo mondo, magari c'è anche lui, glielo diciamo forte e chiaro. Grazie, dottor Vallone. Grazie a voi. Procuratore Caselli, la sconfiggiamo la mafia? Per lei la stessa domanda del dottor Vallone. In conclusione, le lascio la conclusione. Al microfono spento però, procuratore. No, procuratore? Procuratore, ci sente? Non ci sente più. Ci sente? No. Deve attivare il microfono, deve cliccare su... Ah, non ce la fa. Queste competenze digitali. Forse adesso ce l'ho fatta. Eccolo, bravissimo, grazie. Niente, già stato detto tutto. Posso aggiungere soltanto... È già stato detto tutto, posso aggiungere soltanto qualche cosa marginale, sicuramente di minore spessore. Quando Falcone, che lei ha citato, sì, era un fuoriclasse dell'antimafia. Lo è tuttora, io credo che nessuno come lui ci sia stato dopo, o addirittura penso ci sarà mai. Ma soprattutto quando parlava a ragion veduta. Non parlava per dare, come usa dire, fiato alla bocca. Parlava dall'alto della sua conoscenza, del suo approfondimento della realtà del fenomeno mafia, e soprattutto parlava dicendo le cose in cui credeva. Allora, se lui ha detto che la mafia è una vicenda umana come tutte le altre, quindi come ogni altra vicenda umana, ha un inizio di sviluppo e può benissimo avere una fine, se ci credeva lui, non possiamo non crederci anche noi. Però Falcone ha anche detto, e aggiungiamolo subito, ma nel discorso di oggi è venuto fuori direttamente o indirettamente mille volte, che le cose non basta dirle. Esatto. Bisogna anche organizzarsi per provare ad arrivarci. Questo Falcone diceva, bisogna organizzarsi per arrivare alla fine della mafia. La mafia è crimine organizzato. Non si contrappone all'organizzazione del crimine, altrettanto organizzazione, che semplificando molto vuol dire soprattutto specializzazione e centralizzazione.
fare soltanto questo per capirne sempre di più e raccogliere tutti i dati in un unico motore di raccolta. Poi il pregio della banca dati della Procura Nazionale Antimafia, di cui si è parlato prima, come anche per l'Europa. Se non ci contrappone ad organizzazione e altra organizzazione, la battaglia è persa. Detto questo, due parole anche per quanto riguarda l'Europa. Sì, lei è stato anche magistrato di Eurojust, quindi lei ci può dire prima e dopo. La verità era pro Eurojust, provisional Eurojust, erano i primi passi. Erano i primi passi, certo. E poi non mi tiri per i capelli, io avrei continuato volentieri questo lavoro, non l'ho fatto perché allora l'allora ministro, un ingegnere prestato alla politica, l'ingegner Castelli, dovendo formare la rosa in cui il CSM avrebbe scelto il rappresentante definitivo dell'Italia in Eurojust, tutti gli altri paesi hanno confermato il membro provvisorio come membro definitivo, l'unico no, l'Italia. Io l'ho continuato volentieri, non ho potuto perché l'onorevole, il ministro Castelli non mi ha inserito nella rosa con due motivazioni: che bisognava avere la fiducia del governo, essere professionalmente preparati. Ma non ho mai capito quale dei due requisiti mancasse, sta di fatto che io sono uscito dalla Possiamo, però lei si è preso una rivincita con l'allora ingegner Castelli, diciamo. Una rivincita, così, no? Per carità. No. Lunga vita all'ingegner Castelli, con tutti gli auguri di questo mondo sincero. In Europa, lo abbiamo detto in tutte le salse anche oggi, l'Europa c'è. Ce l'hanno in casa. Ma non la vedono, o magari non la vogliono vedere. Oppure se la vedono, si girano dall'altra parte. Perché? Anche questo è stato detto. Sintetizziamo col detto latino pecunia non molet. I denari non hanno odore. L'economia deve comunque girare. È in crisi in questo momento a causa del Covid. E allora non stiamo rallentarla facendo, spaccando il capello in quattro, facendo quelli che con la puzza sotto il naso rifiutano certi canali che viceversa possono aiutare a tenere in movimento tutto. E poi non hanno il reato associativo. Falcone diceva che senza reato associativo pretendere di fermare la mafia è come pretendere di fermare un carro armato con una cerbottana. Non si può. E senza 416 bis c'è soltanto la cerbottana. Attenzione, non ce l'hanno perché non vogliono. Perché ecco, tutti i paesi del mondo, compresi quelli europei, nel dicembre 2000 hanno firmato la Convenzione ONU, la conferenza ONU tenutasi a Palermo contro il crimine transnazionale, che dice che tutti gli stati nazionali che accettano, prima firmando, poi ratificando, questa convenzione dovrebbero inserire nella loro legislazione interna nazionale il reato di associazione. Nessuno lo ha fatto. Allora perché? Evidentemente perché ci sono maiora premunt, ecco, mettiamola di nuovo sul latino, c'è qualcosa di più che preme. E Duisburg, è stato citato Duisburg oggi. Io, come tanti altri, ho avuto modo di parlare con gli eccellenti poliziotti italiani che sono subito recati sul posto a lavorare con quelli tedeschi. Hanno trovato dei bravi poliziotti. Ma questi bravi poliziotti tedeschi o li volevano portare a cena la sera, dove? In quella pizzeria. Hanno detto ai nostri poliziotti italiani: scusate, volevamo portarvi lì perché lì si mangia bene, ma non possiamo perché è stata chiusa, naturalmente. Ecco, il problema è che lì si mangia bene. Il problema non è che lì c'era qualcos'altro che magari avevano intravisto, ma che per tutta una serie di motivi non, anche perché magari si mangiava bene, non si è chiuso un locale dove si mangia bene, non sono andati avanti. Ultimissima considerazione, quella dei beni confiscati. Questo è la disciplina dei beni confiscati, soprattutto per quanto riguarda la destinazione ad attività socialmente utili, è il fiore all'occhiello della nostra antimafia. Attenzione che questo fiore non appassisca. Tutti i motivi che ha ricordato anche il direttore Vallone un attimo fa. Bisogna anche qui fare in modo che la macchina funzioni. La macchina troppe volte perde colpi. E quindi rischiamo di ridare fiato a quelle teorie, o se volete quelle bestemmie, secondo cui la mafia del lavoro, o quantomeno che
andava meglio quando andava peggio, perché quando quel bene era nelle mani del mafioso di turno, ecco, produceva soprattutto ricchezza per lui, ma qualcosa, erano briciole, ma poco importa. Funzionava in qualche maniera. Funzionava. E allora, ecco, la nostalgia dei tempi andati, schiaffo alla credibilità del nostro paese, che il nostro paese, lo ripeto, non merita nel modo più assoluto. Procuratore, c'è una domanda ultima. Lei che è stato a Torino tanti anni, quanto peso ha la massoneria nel cementare il reato associativo con la criminalità organizzata? Questo l'abbiamo trovato anche nella relazione DIA, questa commistione tra massoneria e tanti altri corpi malati. Ma questa connessione è nelle cose. Per correttezza o per prudenza dovremmo parlare di massoneria deviata, non di massoneria deviata, certo, sì. Ma quando diciamo che i mafiosi sono cambiati e oggi sono persone in doppio petto, con letti bianchi, con la 24 ore sempre in mano, preparati, plurilingue, con relazioni internazionali, diciamo che queste persone per bene danno un abito, una veste, un'apparenza per bene anche alla mafia, e così viene ammessa ai salotti per bene, dove ci fanno i migliori affari, dove i massoni sono di casa. E naturalmente non possiamo che restare sul generico, perlomeno io che sono in pensione devo restare sul generico, perché non ho più dati freschi, diretti, di conoscenza, di percezione. Ma secondo logica e buon senso, questi rapporti ci sono stati, ci sono e probabilmente continuano ad esserci in questi salotti buoni, che sono oggi il principale veicolo di comunicazione, scambio di favori e via seguitando, a livello transnazionale, a livello di bitcoin, di criptovalute, altre diavolerie moderne, nelle quali però proprio per la loro camaleontica è mafioso. Grazie. Io naturalmente vorrei parlare ancora ore con voi, noi vorremmo tenervi qui, ma l'ora è tarda. E quindi con la promessa che tornerete per approfondire soprattutto la parte progettuale e delle proposte, perché oggi qualche proposta è venuta fuori, ma vi dico anche che con l'onorevole Roberti noi stiamo lavorando a una proposta che veda un rafforzamento dell'EPPO insieme all'Europol, perché l'idea di avere un coordinamento europeo è necessario, a maggior ragione di quello che diceva Gratteri, no? Se io esco dall'Italia con le valigie di soldi e vado in Lussemburgo e nessuno mi ferma, cioè, a che gioco giochiamo? È un gioco viziato. E quindi io vi volevo ringraziare molto. Spendo solo 10 secondi per dire che io credo profondamente nel fare squadra e nel fare rete, tanto che per fare questa call, dietro a questa call c'è una squadra. Io sono la punta dell'iceberg. Quindi vorrei ringraziare la squadra di NED che ha studiato, che ha approfondito con dovizia di particolari, quindi Marisa, Antonella, Elena, Luisangela, Carmine ed Emanuele e Raffaella, Teresa Nannarone che mi ha aiutato moltissimo e Andrea Cosentino che mi ha fornito tutti i dati sul PIL, sugli expat, su quante teste se ne vanno dall'Italia per colpa dell'illegalità. Io vorrei concludere dicendo quello che diciamo sempre quando ci invitano. Laddove c'è legalità e ci sono regole certe, vincono i migliori. Laddove c'è illegalità, vincono i più furbi e quasi mai sono i migliori. Perciò ne riparleremo, siete invitati a tornare. Io vi ringrazio infinitamente e vi auguro una buona cena, perché ormai sono 8:30 e immagino si vada tutti a cena. Grazie ancora, buona serata. Grazie a voi, auguri. Grazie mille.